Wiko è una ditta emergente francese non molto conosciuta che produce smartphone dal rapporto qualità-prezzo davvero molto interessante. Inoltre è stata sponsor ufficiale dell'ormai concluso Mobile World Congress 2015. Quest'oggi vi vogliamo parlare del Wiko Rainbow 4G. Dunque, amici di Chimera Revo, ciao a tutti, io sono Simone Scanu e adesso partiamo con la recensione. Sigla! Il design è quello moderno con angoli arrotondati che richiama ormai tutti gli smartphone degli ultimi anni, con possibilità di trovarlo in diverse colorazioni molto accattivanti. Le sue dimensioni, per il tipo di fascia in cui si colloca, sono quelle ormai standard, fatta eccezione per lo spessore da ben 10 mm ed il peso di addirittura 175 grammi. Quest'ultimo si fa molto sentire durante l'utilizzo, ma la cover posteriore removibile offre un buon grip grazie alla sua morbidezza. Il display è un 5 pollici HD molto buono che non ha nulla da invidiare ai maggiori OEM ed offre una risoluzione di 1280x720 pixel con una densità di circa 294 ppi. Durante l'utilizzo non sembra poi così grande, infatti occupa solo circa il 60% del dispositivo a causa delle cornici che lo circondano. Per il resto, ripeto, è un buon display IPS che garantisce anche dei buoni angoli di visuale, ma la pecca maggiore è la luminosità, che è quasi impossibile regolarla, dato che diminuendo o aumentando la stessa non si notano delle reali differenze. Sotto il cofano troviamo una CPU MediaTek MT6582 quad-core Cortex A7 da 1,3 GHz e una GPU Mali 400 MP2, il tutto accompagnato da 1 GB di RAM, solo 8 GB di memoria interna, espandibili fino a 32 GB grazie allo slot microSD. Completano poi l'elenco i moduli Wi-Fi 802.11bgn, Bluetooth 4.0, accelerometro e sensore di prossimità. Batteria da 2500 mAh che garantisce tranquillamente le 10 ore di utilizzo normale, quindi sarete almeno sicuri di arrivare a sera. Software che, come potete notare, è Android KitKat 4.4.2 in versione completamente stock, fatta eccezione per qualche quick setting, gli sfondi e qualche opzione aggiunta nel menu impostazioni. La più importante è l'area Smart Gesture, che una volta attivata ci permetterà conseguentemente di attivare o disattivare una serie di gesture intelligenti grazie ai sensori dello smartphone, come per esempio lo sblocco del dispositivo senza nemmeno toccare lo schermo. Il comparto fotografico del Rainbow 4G è caratterizzato da una fotocamera principale da 8 megapixel con autofocus, flash LED e HDR. Non manca poi la possibilità di registrare video in Full HD 1080p a 30 fps. Quella anteriore invece è da 2 megapixel che nonostante tutto scatta anche dei buoni selfie. Bene, possiamo dire che il Wiko 4G è un dispositivo sì di fascia media, però è un prodotto di buona qualità per le operazioni medie quotidiane e comunque si offre anche una buonissima autonomia, quindi ci permette di arrivare a sera. Un solo giga di RAM però limita i processi più pesanti e non vi nascondo che il sistema operativo Android qualche volta tendeva molto a rallentare. Questo magari frutto anche di una scarsa ottimizzazione del software da parte di Wiko. Per il resto il prezzo è davvero molto interessante, 159 euro è un buonissimo rapporto qualità-prezzo, specialmente perché si sta parlando di una ditta francese e non cinese. La review termina qui ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!